Allora, siamo allo stand Riello, gruppo storico italiano. Una piccola presentazione di Riello, certo. Che lo sai meglio di me sicuramente. Certo, allora, buongiorno a tutti. Sì, Riello Solar Tech. Praticamente Riello Solar Tech è il brand della divisione che segue la produzione, vendita, ovviamente la progettazione di inverter per applicazioni fotovoltaiche e anche sistemi di storage e di accumulo. Noi facciamo parte del gruppo Riello Elettronica, di cui i due riferimenti di brand nel mondo industriale sono appunto Riello UPS per quanto riguarda gruppi di continuità e Riello Solar Tech invece la divisione solare che siamo qua a presentare in questa fiera che è Energy, dove oltre a proporre tutta la nostra gamma di prodotti inerenti alle applicazioni residenziali, quindi al monofase, alle applicazioni industriali e commerciali, quindi trifase che arriva fino al 100-110 kW di picco di potenza, abbiamo anche una serie per le applicazioni residenziali di inverter ibridi che possono essere accumulati a delle batterie e di conseguenza creare un sistema di energy storage completo, praticamente plug and play. Allora, guarda, ti chiedo subito il punto di forza di Riello. Allora, dal punto di vista tecnico, se vogliamo, e tecnologico, noi, avendo una consolidata esperienza negli anni di quello che riguarda la rigenerazione della forma d'onda, quindi la creazione poi di quelle che sono le forme d'onda legate alle applicazioni ovviamente alternate alla rete elettrica, perché poi produciamo gruppi di continuità da più di 60 anni come gruppo Riello. E il terzo stadio del gruppo di continuità è un inverter. La consolidata esperienza appunto nella rigenerazione della forma d'onda ha fatto sì che Riello presenta prodotti sempre con produzioni e tecnologie evolute, quindi all'avanguardia, e poi parliamo comunque di un brand italiano che nel contesto fotovoltaico ha comunque la sua rilevanza. Non è poco. Un prodotto novità del 2022-2023. Allora, come novità 2022-2023 noi stiamo puntando alle applicazioni industriali, anche perché riteniamo, in virtù, ahimè, del caro energia, che anche nel contesto industriale e commerciale di media alta potenza ci sarà una crescita importante di realizzazione di impianti fotovoltaici. Quindi noi stiamo proponendo la nuova serie Sirio ES di inverter da 50, 60, 100 e 110 kW di picco di potenza. Quindi questo è, diciamo, la nostra novità per questa fiera. Quindi nel 2023 sarà l'anno dell'industriale? Riteniamo di sì, anche se ci sarà ancora un'affermazione importante per quanto riguarda il contesto residenziale, però un po' come tutti ovviamente gli attori del mercato, riteniamo che dal punto di vista di crescita sarà sicuramente legato agli impianti industriali e commerciali di potenza importante. Come è andato il 2022? Beh, 2022, un po' come tutti gli operatori del settore, non si può parlare che bene. Perfetto. Anzi, il problema del 2022 è stato legato sicuramente alla reperibilità di materie prime per poter realizzare i prodotti e poi per poter seguire quelle che erano le richieste di mercato. Ovvio che bisogna comunque sempre cercare di proporre al mercato e seguire quelle che sono le tendenze, le richieste, quindi prodotti sempre più performanti, efficienze sempre più alte e di conseguenza cercare di stare su questi parametri. Comunque dobbiamo dire che il 2022 è stato, credo, per tutti gli operatori del settore un anno assolutamente favorevole. Ecco, a proposito di disponibilità, tempi di consegna ad oggi? Guarda, al momento noi abbiamo esaurito tutte quelle che sono le disponibilità in riferimento al portafoglio ordini del 2022. Su alcuni modelli, mi riferisco alle macchine standard, andiamo già a febbraio 2023, mentre sui prodotti ibridi per energy storage a fine gennaio abbiamo della disponibilità di materiale, anche perché abbiamo fatto una programmazione assolutamente importante
Al momento i primi planning produttivi ci permettono di dare queste date in funzione ovviamente della reperibilità dei componenti e poi vedremo l'andamento dell'anno, però siamo su questo ordine di grandezza. Nel 2023 i prezzi scenderanno o saliranno? Allora, questa è una bella domanda. Allora, sicuramente noi guardiamo i nostri riferimenti. Al momento il cambio non è assolutamente favorevole, quindi visto che poi tutta la parte delle materie prime, dei semiconduttori, dei semilavorati arrivano da altri paesi, questo sicuramente ha un'incidenza importante. I trasporti anche lì si stanno un po' stabilizzando, però stiamo sempre parlando di numeri importanti, quindi noi stiamo puntando e cercando di mantenere se non altro un equilibrio con quest'anno, anche se temiamo che magari non subito nei primi mesi, ma se la tendenza è questa e poi anche la richiesta di mercato verrà confermata, ahimè potrebbero esserci dei ricavi. Poi ultima domanda, quale sarà la nuova tecnologia del fotovoltaico nel 2023? Beh, allora, la nuova tecnologia che noi riteniamo che potrebbe avere sicuramente degli sviluppi importanti e sistemi di accumulo, quindi di storage, quindi inverter ibridi, sicuramente trifasi, e quindi cercare di crescere per poter sempre di più permettere, oltre ovviamente l'autoconsumo, l'energia in eccedenza di poterla accumulare e sfruttare in altri momenti della giornata. E questo va a ottimizzare al massimo quello che è l'efficienza di un impianto fotovoltaico. Quindi crescerà su quello. Ciao, buona giornata. Registrare da solo è veramente una fatica. Ciao.